Oggi siamo qui a Piazza Santa Maria in Trastevere perché vi parleremo di un fatto storico che ha scosso l'Italia, di cui ancora oggi si parla, che è l'omicidio di Aldo Moro, rapimento ed omicidio. Ed è un fatto molto particolare, ho portato con me una persona, Alessandro, che oggi ci aiuterà a ricostruire un attimino tutto e avremo degli elementi in più da raccontarvi, perché il caso Aldo Moro è un caso che non va sottovalutato e va sempre portato nella storia. Allora, Alessandro, tu sei uno scrittore, sì, giusto, no? Sì, sì, sì. Ti chiami Alessandro, cognome? Da Soller. E hai scritto pure un libro. Sì, sì. Noi perché partiamo da qua? Noi partiamo qui appositamente perché parte tutto da qui. La storia di questo libro, che è legato alla storia di Aldo Moro, parte proprio dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere. Anzi, ancor di più, parte da una stanza segreta che viene scoperta sotto la Basilica di Santa Maria in Trastevere. E dove i due protagonisti, un uomo e una donna, un capitano dei carabinieri e un magistrato, scopriranno che c'è un indizio che li porterà fino alla storia di Moro. Quindi ci sarà tutto un passaggio in questa incredibile indagine piena di suspense e colpi di scena che porterà questo capitano dei carabinieri e questa donna a scoprire cose inconfessabili della storia di Aldo Moro. Allora, partiamo dal presupposto. Chi era Aldo Moro? Perché tanti ragazzi giovani magari non lo conoscono, tante persone magari si sono dimenticate perché sono passati pure tanti anni, sì. E Aldo Moro invece stiamo dicendo che era una figura molto importante. Sì, sì. Allora, Aldo Moro è stato presidente del Consiglio e l'uomo più importante negli anni 70 della Democrazia Cristiana, che è stato il partito primo in Italia. È l'uomo che ha scelto di poter fare l'accordo con il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer. Ed è un uomo importantissimo per la storia d'Italia, un uomo importantissimo che a un certo punto è stato condannato, quindi lo hanno proprio bloccato e fermato perché c'era qualcosa che non andava. Perciò Aldo Moro, l'uomo più importante d'Italia in quel momento, viene rapito, sì, giusto? Questo è quello che è successo. Sì, e com'è possibile che l'uomo più importante d'Italia venga rapito? Allora, l'uomo più importante d'Italia viene rapito, ma bisogna tornare indietro nel 1945, a Yalta, alla storica divisione dopo la Seconda Guerra Mondiale che fu realizzata da inglesi, americani e russi, ed è importantissimo appositamente perché questa storia va ad impattare con l'accordo fatto con i comunisti. Quindi nel 73 Moro inoltre fa una cosa particolarissima, fa un secondo accordo, anzi quello che sarebbe un primo accordo, e lo fa con l'Organizzazione della Liberazione della Palestina, con dei terroristi, per bloccare appositamente gli attentati che c'erano stati in Italia. L'ultimo era di qualche mese prima ed era quello legato a Fiumicino, ci fu un attentato a Fiumicino. Quindi fu una sparatoria, sì, morirono delle persone. Morirono molte persone. A quel punto lui ha fatto questo accordo. Poi c'è una data molto importante dopo questo accordo, che è il 1974. Moro era ministro degli esteri e accompagna Giovanni Leone in visita a Washington. Gli americani, l'attuale presidente della Repubblica, Giovanni Leone, quello famoso delle corna, cioè quando gli avevano detto devi morire, lui dietro la macchina aveva messo le corna e fu famosa questa fotografia. A fronte di questo, gli americani, ma soprattutto Henry Kissinger, che era segretario di Stato in quel periodo, gli disse, presidente, si informi e si fermi, non faccia questo accordo con i comunisti. Perché già si sapeva praticamente. Avevano già parlato. Servizi segreti, quindi cose, voci che giravano. Perfetto. Perciò Moro si stava a mettere nei guai da solo, da, sì, quello che ho capito. Si stava mettendo nei guai da solo, tanto più che c'è. Noi stiamo parlando di fatti circostanziati, vuol dire che esiste un video importantissimo che è stato trasmesso da Rai Storia, ma oltre al video ci sono anche una serie di libri scritti da Sergio Flamini, che è un personaggio importantissimo ed è molto esperto dell'affair Moro, che ci parlano di quello che noi stiamo, di quello che io sto dicendo in questo momento. Quindi lui nel 1973 questo accordo, nel 1974 prende
un monito da Henry Kissinger. Il monito gli riviene poi nel 76 dopo le elezioni. In Italia ci sono state le elezioni, il Partito Comunista Italiano, secondo partito come quantità di voti. Poi, terzo monito, qualche giorno prima del rapimento. A quel punto vi do uno scoop. Io poi dopo ne parlo anche nel mio libro, che faccio un passaggio dai servizi segreti, arriveremo poi dopo fino allo IOR, fino ci sarà un salto. Lo IOR lo spieghiamo che cos'è, perché tanta gente non lo sa. È la Banca del Vaticano, è la Banca del Vaticano che gestisce tutta una serie di investimenti dello Stato della Città del Vaticano. E dove ci sono soldi? Tanti soldi. Tanti soldi. Magari c'è pure qualche interesse che potrebbe, no? Lasciarci turbati. Esatto. Quindi arriviamo al 1978 e io vi do uno scoop. Immediato, veloce. Per me, personalmente, se ci sono stati quel giorno a Via Fani, i terroristi non stavano certo sparando, si stavano facendo una passeggiata o c'erano presi un caffè o fumavano una sigaretta. Perché a Via Fani dove c'è stato il rapimento? Il famoso rapimento di Aldo Moro. E la dinamica del rapimento è stata con una strage, no? È stata con una strage. Cioè non è stato un rapimento, fermi tutti, no, alzate, no. Hanno sparato a tutta la scorta. A tutta la scorta, ma per primo al personaggio che era il numero uno della scorta di Moro, che era Oreste Leonardi. Oreste Leonardi era il capo scorta di Moro ed è l'uomo che lo seguiva da almeno 10-12 anni, paracadutista, incursore, istruttore di sabotaggio della scuola di Viterbo, quindi un personaggio altamente qualificato. Quindi ci rimane un po' così strano il fatto che quattro brigadisti che potessero, diciamo che sono dei terroristi, che però non è che de mestiere sparano tutti i giorni, perfetto, o comunque hanno una formazione militare continua. Possono essere pure appassionati, però in maniera tra virgolette clandestina si dovrebbero allenare questi, vanno al poligono tutti i giorni. Bravissimo. O hanno a che fare con armi da guerra. Perfetto. Perché chi fa la scorta, ripeto, sono persone molto formate, sì, perciò, preparate. Qual è il tuo dubbio? Che se questi qua hanno neutralizzato delle persone del livello top, perché facevano la scorta al Presidente del Consiglio, ci dovevano essere altre persone top o un po' più dei top pure. Eh sì. Tanto più che uno, non è quello che dico io, è quello che dice il professor Farniti, che è un esperto di armi, con un termine che si chiama balistica. L'esperto di armi, il professor Farniti, dice: guardate che per gestire delle armi automatiche come sono state gestite durante il rapimento di Moro bisogna essere non degli esperti, di più. C'è una storia che dice che l'uomo che ha gestito il rapimento di Aldo Moro sia un certo capitano David, un italo-americano nato a San Diego, ex Marine in Vietnam e uomo dei berretti verdi. È lui che ha gestito il rapimento Moro. E vi darò un altro scoop ulteriore. Cioè una persona, un militare esterno, è quindi quello che sembra abbia gestito addirittura il rapimento Moro in Italia. Sì. Sì, un militare americano. Un militare americano di origine italo-americana, di origine italo-americana, iper esperto. E vi dirò ancora di più: non è vero che c'erano i quattro terroristi e basta. C'erano 13 persone e l'area non era stata bonificata. E vi spiego dopo che cosa vuol dire. C'erano 13 persone di cui 9 erano esperti killer, che hanno sparato da due posizioni. Se prendete la macchina, che è questa, hanno sparato da qui e da qui. Quindi bisogna essere espertissimi per fare una cosa del genere. Il professor Farnesi parla della rosa fatta specialmente sulla fetta, dice: guardate, i colpi sono talmente concentrici che solo un mega esperto potrebbe aver fatto una cosa del genere. Per riassumere, diciamo, questa operazione è stata fatta indubbiamente da personale ultra esperto, quindi non dai cosi, esatto, non dai terroristi, non dal gruppo delle Brigate Rosse, ma da un gruppo paramilitare pagato dai servizi segreti, una sorta di mercenari. Di mercenari, perfetto, di mercenari pagati per questo. Perciò loro hanno voluto fare questo sequestro Moro in virtù di quello che hai detto prima, perciò Moro era scomodo. Il Moro era molto scomodo. A livello mondiale. Era molto scomodo a livello mondiale. E sono stati incaricati questi e la spada di Damocle sulla testa se la sono presa le Brigate Rosse, in pratica. Per forza. Io ne faccio un passaggio differente sul libro, ovviamente. Mi sono inventato e ho scritto un romanzo che potesse raccontare un qualche cosa che
leggibile con piacere, se no sarebbe troppo difficile e troppo complesso e romperei anche un po' le scatole. Sì, quindi perché poi sai tutte queste cose politiche estere eccetera, la gente un po' dice vabbè, ma io mi volevo rilassare, volevo sentire un romanzo, tu hai fatto un romanzo che racconta le stesse cose ma in forma più leggibile, più tranquilla. Perfetto. Altra informazione, per esempio, che ho la sensazione che in molti non sanno: Mario Moretti mise il capo delle Brigate Rosse in una strada che è via Gradoli. Via Gradoli 96, c'è questa palazzina, e in questa palazzina... Che diciamo, che zona è di Roma? Via Cassia. Via Cassia. Quella palazzina al civico 96 è gestita, la metà degli appartamenti, dai servizi segreti. Quindi possibile che Mario Moretti vada a... Ma questa però è un'informazione ufficiale? È un'informazione ufficiale che sta sul libro di Iari Salvetella. Ah, ok, perciò sul libro di Iari Salvetella c'è questa informazione e lui ovviamente ha avuto questa, chiamiamola, imbeccata. Questa imbeccata, e lei ha scritto queste informazioni. Uno, due, è la stessa palazzina dove c'è stato lo scandalo di Marrazzo. Marrazzo, che si vedeva con quelle persone, si vedeva nella palazzina a Via Gradoli 96. Ah, perciò stessa palazzina che poi è venuto fuori a essere gestita per la metà dai servizi segreti, è stata anche la palazzina dove è venuto fuori questo scandalo grossissimo, chi non si ricorda lo scandalo di Marrazzo, conduttore della RAI. Perfetto. Che frequentava certi ambienti in certi modi, perciò si collega molto, dici ma è possibile che succede tutto in quella palazzina? Perfetto. Un po', ecco, perfetto. Quello che potrebbe suonare all'orecchio. Di fronte ci abitava un sottufficiale dei carabinieri che lavorava per i servizi segreti ed era nato, guarda caso, come Mario Moretti a Porto San Giorgio. Inoltre, su quella strada c'è anche un'ulteriore cosa: ci sono dei covi, venivano tenuti nascosti elementi dell'estrema destra e altri personaggi legati alle attività criminali. Quindi una strada un po' particolare. Un po' particolare. Praticamente noi siamo arrivati a un punto che questo è stato rapito. Sì. Diciamo, la cronaca dice questo, è stato rapito. È stato portato via. Ed è stato portato via. C'è un chi ha visto Romanzo Criminale, perché poi è la serie quella più conosciuta, ma anche chi ha letto qualche libro sulla banda magliana, si dice che a un certo punto lo Stato, o comunque qualcuno attraverso Cutolo, o i servizi segreti, chiede supporto alla banda della Magliana. Sì. Perché la banda della Magliana, essendo quella che a Roma aveva un po', diciamo, il controllo e tutto, poteva sapere quale appartamento, quale fosse il covo, quale potesse essere, diciamo, quella situazione dove era tenuto ostaggio, no? Perché anche loro fecero qualche sequestro in passato, certo, poi certo. Era anche il periodo anche dei sequestri quello. E loro chiesero supporto alla banda della Magliana. E la banda della Magliana si dice che lo trovò. Però venne proprio fuori che loro dissero sta qua, in questo covo. Si dice che lui sta qui, però poi dopo a quel punto qualcuno gli disse che non dovevano assolutamente trovarlo. L'avevano trovato ma non dovevano trovarlo. E che a un certo punto c'è qualcuno che dice che Moro era morto ancora prima che lo rapissero, perché appositamente... Ma non è stato ucciso durante il rapimento, però. Assolutamente no. Quello abbiamo detto che è stata una cosa fatta proprio a mestiere. Perciò hanno sparato in tutte le direzioni, ma lui non è stato neanche sfiorato. Lui non è stato neanche sfiorato, e questo, ribadiamo nuovamente, vuol dire che c'era un gruppo di persone altamente specializzate per fare una cosa del genere. Quindi, se hanno chiesto alla banda della Magliana qualche cosa, poi alla fine comunque questa cosa non è stata portata avanti, perché poi Moro non è stato liberato. E vi dirò, nel libro io faccio scoprire una cosa particolare. A un certo punto il magistrato trova la Renault 4 di Aldo Moro, che ancora oggi è tenuta dentro una strada, dentro un deposito militare a via Casette Mistici, che sta a Tor Bella Monaca. Sta ancora lì la macchina di Moro, tenuta lì a disposizione dell'autorità, per qualcuno che la voglia magari. Dopo quasi 50 anni. Sì, sì, ancora sta là tranquillamente. E quindi siamo arrivati fino a un certo punto, quindi a questo punto, e vi darò un altro scoop ulteriore. Moro a via Montalcini 8, la famosa prigione del popolo, non c'è mai arrivato, perché dicono
che invece fu portato velocemente, uscirono da via Mario Fani, perciò una zona non periferica di Roma ma neanche centrale, perché sì, perché Aldo Moro, la famiglia di Aldo Moro abitava a via Cortina d'Ampezzo. Da lì Aldo Moro quasi tutte le mattine andava vicino una chiesa, andava a pregare tutte le mattine vicino una chiesa. Da lì poi si sono spostati su via Mario Fani, lì c'è stato il rapimento, lo hanno preso e l'hanno portato in un comprensorio di appartamenti legati allo stato della città del Vaticano, e precisamente quello che dicevamo prima dello IOR. Quindi a via della Balduina 323 ci sono una serie di palazzi legati allo IOR. Moro sembra che sia stato tenuto lì e poi non è mai arrivato a via Montalcini, ma è stato portato in un posto particolare. Particolare vuol dire che è stato portato fuori Roma. È stato portato fuori Roma ed è stato portato in quella che era Villa Odescalchi a Palo Laziale. Oggi c'è un albergo famosissimo, che è l'albergo L'Hotel Posta, uno degli alberghi più belli e più famosi del litorale laziale. È stato tenuto lì fino agli ultimi giorni della sua detenzione, anzi fino all'ultimo giorno. E poi, dopo questo, lui è stato trasferito, si dice, anche con un motoscafo, portato dentro Roma, e l'ultima notte sembra che l'abbia passata a via del Governo Vecchio. Cioè sono rientrati da fuori con un motoscafo per il Tevere? Dicono, probabilmente con questo, per il Tevere. L'hanno lasciato l'ultima notte in una palazzina, in un palazzo antico di via del Governo Vecchio. In quello stabile, quello era uno stabile gestito concesso, diciamo così, facciamo i precisi, concesso dal demanio alla Guardia di Finanza. Questa cosa è una cosa documentata, eh? Quindi, cioè, no, perché sono tanti intrecci pure particolari, neanche facili, perché io adesso sto cercando di venire dietro, però faccio fatica pure io. Cioè, immagino che sia una cosa molto intricata. Preso, rapito, portato a via della Balduina e da lì portato alla Villa Odescalchi, che a quei tempi era di un famosissimo petroliere americano, la famiglia Ghetti. Che tra l'altro il figlio di Ghetti pure fu vittima di un sequestro, se non ricordo male, perfetto, ai tempi. Perfetto. Adesso non sappiamo se quella villa era stata affittata a qualcuno, la famiglia Ghetti l'aveva affittata, sicuramente non c'entrava assolutamente niente con il rapimento di Aldo Moro, è ovvio, non ci crediamo e non è possibile questa cosa. Però a fronte di questo poi indubbiamente è stato ucciso e non è stato, cioè la storia racconta che poi alla fine non è stato Mario Moretti, probabilmente è stato un esponente di quel gruppo paramilitare che ha voluto ammazzare Moro, che ha ammazzato Moro. Quindi non c'entrano le Brigate Rosse assolutamente, né con il rapimento né con l'omicidio. Ma allora io ti voglio fare una domanda a sto punto, perché ovviamente mi hai aperto un mondo con tutta questa cosa qui. Il discorso che c'è tutta questa cosa articolata dietro, no? Cioè, cambio di covi, posti, rientri col motoscafo, tutte quelle figure, chiamiamole particolari, cioè è molto complicato da ricostruire, è una cosa troppo articolata secondo me, perlomeno già per me, ma immagino per il pubblico. Me la riesci a riassumere anche poi facendo riferimento al libro? Perché poi il libro, per chi vuole approfondire, è il metodo migliore in pratica, okay, perché okay. Io consiglio sempre a tutti, ragazzi, leggete i libri, perché un conto è vedesse in video, un conto è sentire uno che parla, un conto è leggere un libro. Il libro veramente t'apre il cervello. Io non sono chissà chi, però a me piace molto leggere libri spesso, proprio perché ti ridanno proprietà di linguaggio, ti danno la possibilità di riflettere, ti danno veramente la possibilità di staccarti da tutto quello che so, la televisione, lo streaming, il videogioco, tutte quelle attività là. Però riassumendo in pratica, poi per allora, chi poi si prenderà il libro, giustamente. Siamo partiti da qui e siamo ritornati qui. Siamo ritornati esattamente dove siamo partiti. E il libro parte ovviamente, come vi avevo detto, da qui. Parte e parla di questa storia incredibile, di questa indagine legata ad Aldo Moro. Per riassumere, probabilmente fa un paio di errori, ma anche per proteggere, fondamentalmente per proteggere lo Stato italiano. Questi errori si trasformano in un rapimento che ha avuto una serie di differenziazioni, diciamo così. Lo hanno rapito, hanno fatto credere che molto probabilmente fossero state alcune persone, quando invece sono state altre, e
ha avuto un epilogo che non ci saremmo mai aspettati, che è stato quello della sua morte. La sua morte è sua, ma soprattutto anche delle persone della scorta. Poi io volevo lanciare una cosa. A breve, diciamo da qui alla fine dell'anno, io sto finendo un libro, che è il mio quarto, e sarà una storia, più che una storia, un giallo, quindi vuol dire scopri l'assassino, ambientato alla famosa Valle dell'Inferno, Valle Aurelia. Valle Aurelia, di cui tra l'altro ci dovrò fare il video a Valle Aurelia. Potremmo anche far combaciare la cosa. Certamente, la famosa zona del Borghetto dei Fornaciai. Borghetto dei Fornaciai, le persone che lavoravano per le fornaci e costruivano i mattoni per la curia romana. Lì ci sarà, come al solito, una protagonista donna, perché a me piacciono le donne, un commissario di polizia della commissariato Aurelio che scoprirà 4 omicidi e lì si addentrerà nella storia del Borghetto dei Fornaciari. Per esempio, non tutti sanno che c'è una pietra d'inciampo. A Viale di Valle Aurelia c'è una pietra d'inciampo che parla della storia di un famoso anarchico che venne giustiziato a Mauthausen, portato via dai nazisti e giustiziato a Mauthausen. Senti, una domanda, ma questo libro qua è collegato con eventi reali che tu hai romanzato o è solo di fantasia? No, è di fantasia, però siamo in un ambiente dove ovviamente c'è stata una storia importante, okay. Però sono 4 omicidi di fantasia. Ah, ok, no, lo diciamo perché siccome parlando di questo libro comunque ti ispiri a fatti reali, lì invece diventa poi una cosa di fantasia. Vabbè, allora noi a questo punto vi abbiamo grosso modo riepilogato un po' quello che è il libro, che abbiamo pure ricordato chi era Aldo Moro, tutta una serie di situazioni italiane che comunque non vanno mai dimenticate, e il bello è proprio quello, facciamo un po' di cultura cercando di divertirvi e voi ovviamente con un libro vi rilassate, ma riprendete pure in mano determinate situazioni che non vanno secondo me mai dimenticate. Assolutamente, assolutamente no, avete scoperto pure probabilmente cose nuove, cose che non sapevate. Parlavo con mio figlio l'altro giorno, mi ha detto ma io neanche c'ero quando è morto Moro, certo. No? Nel senso ho 20 anni, questa storia me ne hanno quasi sì e no, forse parlato a scuola, ma neanche quasi quello. Parlato a scuola. Perciò se a voi può interessarvi, perché con Alessandro si potrebbero fare tanti approfondimenti, se vi possono interessare gli approfondimenti scrivete Alessandro nei commenti, così magari ci rincontriamo un'altra volta, perché lui al di là di tutto è una miniera di informazioni su Roma, su delle cose, perché io con lui ci ho parlato fuori camera, mi ha raccontato certe storie, certe cose, ma sai che qua c'è questo, non anticipiamo niente. Se vi interessa scrivete Alessandro nei commenti. L'ultima cosa, il libro, ovviamente Il segreto del Torrione, lo trovate in tutte le Mondadori, in tutte le Feltrinelli d'Italia e anche su Amazon, quindi dove lo cercate. C'è anche in formato elettronico? C'è anche in formato elettronico. Solo il Kindle uso. Sì. Io invece sono un grandissimo appassionato della carta. Vabbè, libro fisico comunque rimane sempre bello. Vabbè, a questo punto noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video.